Mister, bella vittoria, ma non un granché di partita, forse anche a causa del campo e del Molfetta che non ha permesso il gioco. Queste squadre, quando le affronti perché le vuoi mettere lì, automaticamente le perdi le partite. Il Molfetta viene da 7 vittorie esterne, un pareggio e una sconfitta. Una squadra che vince 7 volte fuori casa è segno di grande carattere. Se le affronti giocando, volendo fare tu la partita, sapevamo che rischiavamo anche di perdere. Quindi abbiamo cercato di fare la partita un po' diversamente, abbiamo avuto la possibilità, avevo tutti i centrocampisti a disposizione, quindi ho giocato con questo nuovo modulo, sapendo che loro vivevano di queste palle lunghe, quindi il fatto di aver comunque inserito D'Aleno davanti alla difesa ci ha dato anche un attimino più di ordine, più di equilibrio. Un po' sacrificati chiaramente lì davanti, però hanno fatto un grande lavoro. Questa è una partita a sé stante dove tu devi dimostrare di esserci e noi abbiamo dimostrato di esserci. Ora arriva, io direi ora si ripassa di nuovo, andiamo fuori casa a Manduria, abbiamo una partita importante, sappiamo di esserci messi a 3 punti dalla prima in classifica. Abbiamo trovato uno spirito importante di squadra e poi forse ci stava anche il terzo gol, sarebbe stato forse esagerato, però Cerignola, ricordo 2 anni fa, pareggiò questo scontro diretto col Martina. Quest'anno per noi era importante dare un segnale, ora l'abbiamo dato, ma ripeto, dobbiamo dare continuità. Domenica si torna in trasferta. Qual è la differenza fra il Cerignola in trasferta e il Cerignola in casa? Il Cerignola in casa non sbaglia un colpo. Ma il Cerignola in casa è stato un Cerignola anomalo, perché abbiamo giocato con un modulo diverso rispetto alle precedenti prestazioni. Abbiamo giocato meglio forse altre volte, oggi siamo stati più tattici, abbiamo provato a ripartire, abbiamo provato a fare ciò che loro fanno, perché poi vivono le partite loro da loro vinte, sono stati proprio su episodi, su pizzicate, su errori altrui. Non abbiamo commesso alcun errore. E domenica è una partita fondamentale per noi, perché potrebbe segnare una svolta anche fuori casa, questo lo sappiamo, cercheremo di lavorare bene come abbiamo lavorato questa settimana, però indubbiamente una vittoria con la capolista dà una spinta in più a livello morale. Ora bisogna cercare di cominciare, di riprendere a cavalcare, perché noi siamo caduti dal cavallo, perché stavamo andando forte fino alla vittoria della Coppa Italia, che ripeto e voglio ricordare a tutti, è per noi fondamentale da quando sono arrivato, lo dico e continuo a dirlo, perché sono 5-6 partite che ti separano dalla Serie D, quindi bisogna ricordarlo a tutti. E noi dobbiamo riprendere a correre, speriamo di essere risaliti in sella. Grazie Mister. Mister, il Molfetta esce sconfitto dal Cerignola, la terza sconfitta dopo una serie di vittorie e pareggi. Beh, insomma, è chiaro che interrompere una serie di 13 risultati utili consecutivi dispiace. Avremmo voluto portarla ancora avanti, però oggi il Cerignola l'ha meritato, noi non abbiamo avuto la solita attenzione che abbiamo avuto, insomma, anche nelle ultime gare, dove pur non avendo fatto gol abbiamo fuori da 3 pareggi interni, sicuramente qualche problemino lì davanti ce li abbiamo, poi quando Zotti inventa punizioni così c'è poco da fare. Una domanda sul Molfetta, fuori casa è una schiaccia sassi, in casa va quasi con il freno a mano tirato, come mai? Ma io penso che sia proprio la caratteristica della squadra. Noi, insomma, non abbiamo queste grossissime individualità che ci permettono di risolvere la partita con grandi giocate, quindi tutto ciò che abbiamo costruito l'abbiamo fatto sul sacrificio, sull'attenzione, sull'applicazione. La nostra caratteristica è questa, riusciamo sempre a subire pochissimo e siamo bravi in quelle poche occasioni che ci si presentano a chiudere la partita, almeno fino a questo momento è stata così. È chiaro che, insomma, il calcio sappiamo che è bello, perché non è che tutte le domeniche sono uguali a quella precedente, per cui ci sta. Cos'è successo in occasione dell'espulsione? Beh, insomma, avete visto anche voi, l'arbitraggio è stato un po' particolare,
troppe punizioni a favore del Cerignola, diciamo che mi è sembrato piuttosto casalingo. Gli ho fatto notare che non fischiava aveva fischiato una quindicina di punizioni a favore del Cerignola e zero a favore nostro, e evidentemente l'ha presa male e mi ha mandato via. Per chiudere, il Molfetta all'esame Terlizzi domenica prossima. Qui ogni domenica è un esame. Noi, insomma, sapete bene il nostro cammino, sapete bene come questa squadra è nata. Non avevamo all'inizio assolutamente velleità di vincere il campionato, ce lo siamo costruiti, queste velleità ce le siamo costruite giorno per giorno, col lavoro, con tanta applicazione, per cui siamo abituati così, non guardiamo lunghe scadenze, pensiamo a preparare la partita di domenica, perché siamo convinti che abbiamo delle qualità ed è batterci è difficile, per cui la prepareremo così come abbiamo fatto finora. Grazie mister. Piero Zotti, grande protagonista della partita, è riuscito a sbloccare con una prodezza la gara, una grande gara da parte tua. Sì, sicuramente contento per la doppietta personale, però abbiamo lottato su tutti i palloni, aspettavamo questa partita per dare una risposta a tutti quanti e il gruppo ha risposto. Poi sicuramente sì, il singolo magari può fare la differenza, però se non c'è una squadra dietro dove lottano su tutti i palloni, la singola persona non può arrivare da nessuna parte. Il Molfetta è stato affrontato due volte dal Cerignola, una in Coppa e una in campionato, però non è apparso una grandissima squadra. Tu che ne pensi? Oggi, parlo di oggi, sì, sono lì al primo posto, non mi hanno fatto questa grossa impressione, se contiamo i tiri in porta, zero. Però sono una buona squadra, una squadra compatta. Oggi hanno perso 2-0 contro di noi perché stavamo sin dal primo minuto in partita. E per arrivare fino in fondo in campionato bisogna continuare su questa strada. Domenica si torna a giocare quindi in trasferta a Manduria. Il Cerignola deve avere paura? Paura del Manduria no, dobbiamo avere paura di noi stessi perché abbiamo degli alti e bassi. Se siamo concentrati come oggi sicuramente abbiamo un buon cammino, anche a Manduria possiamo fare molto ma molto bene. Grazie Piero. Tornato alla vittoria, quindi qualcosa di positivo, soprattutto se si vince contro la capolista. Beh, non solo perché si è vinto contro, ma perché oggi abbiamo ripreso un percorso cominciato bene e poi per tante vicissitudini, anche per episodi molto dubbi e sospetti, abbiamo perso quel giusto piglio che ci serviva che avevamo dall'inizio del campionato. Probabilmente c'è stato un momento di blackout che è durato quasi 5 partite e questo ci ha fatto riflettere. Sicuramente questa settimana è servita al mister, alla squadra e a noi per riordinare un attimino le idee e pensare che il nostro futuro non era quello che ci vedeva relegati a sconfitte così non appaganti, perché si può anche perdere quando si gioca, ma quando si perde senza giocare per una squadra come la nostra è un brutto segno. Che impressione le ha fatto il Molfetta? Il Molfetta era quella squadra che abbiamo sempre saputo, una squadra ostica, una squadra che fa un gioco maschio, è una squadra che sta lottando, probabilmente non avendo quegli elementi di spicco che potremmo dire di avere noi, però sono gente che non molla mai, sono stati bravi a vincere tante partite all'ultimo minuto. Oggi questo giochetto non gli è andato bene perché comunque la squadra ha reagito in maniera egregia, non possiamo dare nessun tipo di giudizio, c'è solo stato un grosso impegno da parte della squadra, del mister,
a questo punto, diciamo, di tutti coloro che hanno contribuito, dalla tifoseria che nonostante il periodo negativo non ha contestato l'operato del mister e dei ragazzi, li ha lasciati tranquilli di poter agire e lavorare serenamente, e il risultato c'è stato. Probabilmente se adesso, come c'è stato tra parentesi consigliato da parte loro, ci sarà anche quella grossa fetta di incitazione alla squadra, il risultato, perché oggi era, dopo il primo gol ci voleva proprio un aiuto proprio non morale. Hanno fatto bene tutti quanti a stare calmi, il risultato poi ha smorzato tutti gli animi, e questo è un merito che va dato alla squadra, al mister e anche alla tifoseria, che comunque alla fine ha cercato in tutti i modi di riappacificarsi. Cerignola in lizza su due fronti per la Serie D, Coppa e Campionato, ci crede? Beh, se non ci credessimo non saremmo qui, sicuramente ci appaga non un unico risultato, il saper che abbiamo una squadra pronta ad affrontare tutte le sfide. Siamo non solo una squadra che sulla carta potrebbe essere anche molto molto potente, siamo una squadra che oggi stiamo giocando bene, la nostra arma migliore era il gioco, che fino ad oggi non ci aveva accompagnato. Oggi si è visto quel tipo di regia che era mancata per tante vicissitudini, e probabilmente c'è stato un passaggio cardine. Noi abbiamo avuto, secondo me, un momento di calo della cabala, o la fortuna, come viene chiamata, perché se una squadra come il Raga non si presenta, e questo non è un vantaggio per una squadra come la nostra, che avendo due persone che devono scontare la squalifica, abbiamo perso il ritmo partita. Sì, il risultato poteva essere non prevedibile, però comunque, se siamo la squadra che diciamo di essere, il Raga doveva essere una formalità, chiamiamola così, però avremmo messo a punto tutti i passaggi che mancavano, e oggi o domenica scorsa avremmo potuto probabilmente schierare la squadra al completo come l'abbiamo schierata oggi, avremmo potuto, ecco, non affrontare con elementi in meno, perché comunque noi abbiamo dei fari nella nostra squadra, gente che se venissero meno non sarebbe un cattivo proseguo, però alla fine si vede che la differenza la fanno, per cui quegli elementi su cui abbiamo puntato all'inizio di campionato si vede oggi che cominciano a dare i risultati. Ragale era, secondo me, l'ultimo episodio che poteva essere la svolta di tutto il campionato, non c'è stato, l'abbiamo avuto oggi con il Molfetta, e ce la siamo presa alla grande, perché mettere un'ipoteca sul campionato non era non pensabile oggi. Vincere con il Molfetta, portare a casa un risultato non utile ma netto, pulito, senza nessun tipo di dubbio, ci mette nelle condizioni di dire siamo una squadra che possiamo affrontare tutte e due le competizioni. Poi sicuramente il proseguo del campionato ci dirà un po' quali sono le nostre reali aspettative, e se devo essere sincero, quell'occhiolino alla Coppa non dobbiamo lasciarlo perdere, perché sarebbe una delle soddisfazioni più grandi per questa città, portare a casa una competizione così importante. Grazie Presidente. Grazie.